tutti insieme contro il randagismo, fenomeno che in provincia di Ragusa è purtroppo tutt'altro che debellato. Martedì prossimo dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione davanti a Palazzo dell'Aquila, sede del municipio Ibleo, promossa dalle associazioni animaliste della provincia di Ragusa. All'iniziativa sarà presente anche il coordinamento provinciale di SEL. È incredibile, spiegano gli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà, come la morte del piccolo Giuseppe Brafa a San Pieri il 15 marzo del 2009, che ha dato vita al progetto pilota, venga dimenticata da quelle istituzioni chiamate alcune a risolvere il problema del randagismo, altre a controllare. Troppo spesso aggiungono nei tagli che i bilanci dei comuni presentano, gli stanziamenti per la lotta al randagismo già esigui, se esistono, diminuiscono, con le conseguenze che hanno portato la nostra provincia sulle prime pagine dei giornali nazionali per l'incapacità di gestire il fenomeno. Nella lotta al randagismo per SEL si sono mossi a Ragusa solo i primi passi, si sterilizzano i randaggi, si è aperto il rifugio sanitario di Ragusa che sta vivendo giorni difficili, ma a fronte di questo, aggiungono gli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà, rimangono ancora chiusi per lentezze burocratiche i rifugi sanitari di Vittoria e Modica. Per questo, annuncia il coordinamento di SEL, saremo a fianco delle associazioni animaliste della nostra provincia che con i propri volontari danno voce al dolore di quelli che considerano ultimi tra gli ultimi.